La Vigor Senigallia fa su il derby del Mancini di Fano grazie alla centesima rete in carriera di Pesaresi a inizio ripresa, che risolve una sfida che non ha tradito le attese tra due formazioni solide che hanno cercato di superarsi nel corso di una gara intensa ed equilibrata. Si interrompe così la striscia di vittorie interne dell'Alma, che cade in casa dopo 5 successi di fila. Il tecnico granata Mosconi, senza Severini squalificato e Capezzani infortunato, dà fiducia alla formazione capace di battere il Matese nell'ultima partita disputata al Mancini, mentre Clementi cambia solo una pedina rispetto all'11 visto contro il Termoli, con Mancini a prendere il posto di Pierpaoli in mediana, direzione di gara affidata al fischietto torinese Massari. In un'atmosfera degna di categorie superiori, i padroni di casa approcciano la partita con la consueta intensità, provando subito a esercitare tanta pressione verso la porta della Vigor, ma la squadra di Clementi è brava a non subire l'aggressività di Granata e riesce ad affacciarsi per prima in avanti al quinto, quando sugli sviluppi di un tiro alla bandierina, nel batti e ribatti conseguente, il pallone danza pericolosamente davanti all'area piccola Granata, Orbinati allontana nei pressi della linea di porta. I padroni di casa si fanno vivi al nono, sempre su azione da corner. Zanni raccoglie al limite la respinta della difesa e senza pensarci due volte scarica il destro, forte ma centrale. Roberto blocca sicuro. Le due squadre si danno battaglia in mezzo al campo e al quarto d'ora ancora l'Alma a minacciare la porta rosso-blu quando il tiro cross di Zanni dal lato corto di sinistra dell'area, all'apparenza innocuo, prende uno strano effetto con Roberto che preferisce smanacciare in angolo per evitare guai. Le difese restano attente a concedere pochi spazi agli attacchi avversari, che si spengono spesso ai 20 metri neutralizzati dalla determinazione delle due retroguardie, e per tornare ad annotare un'azione sul taccuino bisogna attendere il 33esimo. Pesaresi protegge bene la sfera sull'out di destra e prova a sorprendere Bizzini da lontano, ma il portiere Granata non si distrae e blocca. L'Alma prova a spingere ma non trova varchi, la Vigor cerca di pungere di rimessa senza però riuscire a creare pericoli a Bizzini, con un ultimo brivido prima del riposo che arriva proprio a ridosso del ritorno degli spogliatoi, quando Cheriota dal vertice destro lascia partire un cross verso la porta su cui Pesaresi e Ballelli non arrivano per un soffio alla deviazione, con la palla che sfila sul fondo sfiorando il palo opposto, poi Massara manda tutti all'intervallo. Il gol che decide il match arriva al primo giro di lancette della ripresa. Sulla destra Mancini riesce a trovare il fondo centrabasso verso il primo palo, dove Pesaresi nel mucchio trova il modo di infilare la rete di Bizzini per l'1-0, festeggiato dall'attaccante con una corsa verso il settore ospiti che esulta con il proprio capitano. La reazione dell'Alma è immediata e rabbiosa, ma dopo che in un paio di circostanze Zanni non riesce a trovare il tempo per la battuta a rete, Brunetti all'ottavo impatta male col sinistro raccogliendo un cross teso dalla fascia opposta e spedisce lontanissimo dai pali di Roberto. L'Alma insiste e cerca la via del gol al 13esimo con una bella punizione in appello su cui Roberto vola a deviare in angolo. Sul corner seguente è Nappo che si ritrova sulla testa il pallone buono per battere il portiere rosso-blu, ma devia centralmente con la palla che finisce comodamente tra le braccia di Roberto. I ragazzi di Mosconi non si danno per vinti, ma la Vigor contiene bene riuscendo a tornare ad affacciarsi in avanti a metà tempo e prova a sfruttare il buon momento al 26esimo, ancora con Pesaresi che prova la botta da fuori col pallone che si abbassa all'ultimo e Bizzini costretto a salvarsi con l'aiuto della traversa. Con generosità i padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio fino alle battute finali, ma la Vigor resta ordinata e attenta a non concedere spazi e riesce a non far correre seri pericoli a Roberto anche nei 5 minuti di recupero accordati a Massari, e al triplice fischio finale festeggia l'ennesima vittoria di un campionato straordinario, mentre l'Alma deve arrendersi alla sconfitta che per fortuna dei granati non compromette la corsa ai ragazzi di Mosconi ai playoff. Al termine dell'incontro i due tecnici analizzano così la partita. Penso, se devo essere onesto, non credo sia stata dal punto di vista qualitativo una bella partita, o perlomeno a me mi è sembrato così dalla panchina. Due squadre che hanno fatto, secondo me, una bellissima battaglia, una bella partita dal punto di vista dell'intensità, sia tecnica che fisica, però era molto difficile da una parte e dall'altra dare continuità a una manovra. E sapevamo che sarebbe stato così, abbiamo iniziato con un sistema di gioco per cercare di tenerli più alti possibile, ma non riuscivamo a partire da dietro, che è la cosa che ci riesce, di solito ci riesce meglio. Oggi non ce la facciamo perché il Fano, come sapevamo, ci veniva a prendere molto molto alti, e il Fano in questo è, penso, forse il primo della classe in questo campionato. A quel punto abbiamo deciso di cambiare il sistema di gioco, siamo messi come loro e abbiamo guadagnato un palleggiatore in mezzo come Cheriota, e a quel punto lì diciamo che un po' meglio abbiamo fatto. Non, chiaro, non è che la vittoria è merito di questo,
penso che i ragazzi hanno voluto fortemente questo risultato. La partita penso che sia stata sempre comunque in equilibrio, si potevano verificare degli episodi a favore di uno o dell'altro, però credo che contro noi, almeno noi, non abbiamo subito, ricordo una parata del mio portiere centrale su un tiro centrale, non credo che abbiamo subito altro, quindi penso che nella fase difensiva di sicuro abbiamo fatto molto bene. Direi che più che altre volte oggi potremmo dedicare questa vittoria alla nostra curva, ai nostri tifosi, erano tanti. Diciamo che Senigallia ha risposto alla grande e noi, per essere sempre all'altezza di questa città che ci segue quest'anno in una maniera incredibile, dobbiamo fare questo tipo di prestazioni. Penso che se non ci crediamo noi, chi ci deve credere? Adesso ovviamente sono rimaste 5 domeniche, e i punti sono sempre 9, questi vincono tutte le domeniche. Di sicuro io con la battuta che faccio è perché finisce la partita e noi diciamo il Pineto ha vinto anche oggi, no? Però il Pineto dirà ma la Vigor ha vinto anche oggi. Forse è più strano che vinciamo sempre noi con continuità che loro. Secondo me ci siamo sciolti come squadra, eravamo un po' precipitosi, cioè, però anche è stata una partita in equilibrio, noi 2-3 volte abbiamo tirato, però sicuramente siamo mancati a livello tecnico, e a livello offensivo siamo mancati. Se noi ragazzi hanno fatto, è normale, quando le partite stanno così sul filo, loro la prima azione secondo me hanno fatto gol perché loro non hanno mai concluso in porta, ma è normale, magari lo spartito stava a noi. Però sicuramente non ci siamo sciolti, non siamo stati brillanti, non siamo stati brillanti a livello tecnico, a livello mentale. Dispiace perché magari queste partite, pure se non è una giornata la migliore la tua, non devi perderla. Dopo l'episodio è girato a favore a loro e dopo non ci abbiamo avuto la forza di creare qualcosa veramente pericoloso, perché dopo la partita si era incanalata così. Dispiace, però i giochi non sono finiti. Non sono finiti, mancano 5 partite e vediamo di che passo siamo fatti. Dispiace perché ogni volta che dobbiamo fare il salto di qualità col pubblico, con l'ambiente, ci manca sempre qualcosina. Però va bene, ci lecchiamo le ferite, ripartiamo. Basta, il calcio è questo, purtroppo in mezza occasione loro hanno fatto gol, non penso che abbiano, tra virgolette, partita meritata, è una partita in equilibrio che andava decisa su un episodio, noi siamo stati poco lucidi, dai.